Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità. Negli Stati Uniti il rispetto della legge è una cosa importante e persino i bambini possono essere arrestati se compiono azioni molto gravi, ma in questi casi forse siamo andati decisamente oltre. Guardate il video e fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo voi è giusto arrestare un bambino? Fidior Brain presenta 5 bambini arrestati per motivi assurdi. Questo caso risale al lontano 2001. Siamo a Los Gatos, California. Il bambino che vedete nel video stava giocando tranquillamente con il suo skateboard in un parcheggio pubblico insieme ai suoi amici, quando senza motivo viene interrotto da un uomo che lo accusa ingiustamente di aver graffiato la sua auto e gli comunica di aver chiamato la polizia. Poco dopo si presenta sul posto un poliziotto che inizia un'accesa discussione con il bambino e infine lo arresta per disturbo alla quiete pubblica e vandalismo. Fortunatamente per lui, i suoi amici avevano ripreso tutta la scena, così quando la registrazione fu visionata da un giudice, tutte le accuse contro il bambino vennero ritirate e il poliziotto fu sospeso per 4 settimane. Queste foto, che documentano l'arresto di un bambino di 10 anni di nome Sean, risalgono al 2015 e vennero scattate dalla stessa madre del bambino, che poi le caricò anche su internet. La vicenda fece molto scalpore perché fu proprio la madre a far arrestare suo figlio. Sean, infatti, secondo sua mamma, era un bambino maleducato e irrispettoso che non faceva i compiti e rispondeva male ai genitori. Più volte aveva provato a parlargli, cercando di fargli cambiare comportamento, ma non era servito a nulla. Così decise di chiamare la polizia per organizzare un finto arresto in modo da insegnare un po' di educazione al proprio figlio. Ora, anche se la cosa potrebbe sembrare assurda, in America questo tipo di cose è del tutto legale e così, poco dopo la chiamata, due agenti si presentarono a casa loro per portare via il bambino con tanto di manette ai polsi. A seguito della vicenda, la madre ricevette molte critiche, ma lei rispose che era contenta di come aveva agito. Infatti, dopo questa esperienza, suo figlio le chiese scusa per come si era comportato, smise di fare i capricci e iniziò ad andare bene a scuola. Corey Jackson, conosciuto con il soprannome di Lil C-Note, è un giovane rapper abbastanza noto in America. La sua carriera musicale iniziò a soli 6 anni quando incise il suo primo singolo e da quel giorno iniziò a promuoversi vendendo i suoi dischi in banchetti improvvisati all'interno dei centri commerciali. Il suo arresto avvenne proprio durante una di queste occasioni. Infatti, in America l'attività di vendita senza un regolare permesso è considerata illegale anche se a farla è solo un bambino. Così, dopo essere stato beccato per ben 2 volte di fila dalla sicurezza del centro commerciale, alla terza venne avvertita la polizia. Ne nacque un violento litigio, nel quale si intromise anche la zia del bambino, e alla fine il giovane rapper venne arrestato per vendita illegale, ostruzione e condotta disordinata. Questa storia forse è la più controversa, proprio perché riguarda un bambino che avrebbe avuto bisogno più di essere aiutato che di essere punito. Stiamo parlando infatti di un bambino di 8 anni, di cui non è stato rivelato il nome, affetto da problemi dell'attenzione e di ansia. I fatti risalgono al 2018, durante un normale giorno di scuola, e fu proprio una delle sue maestre a farlo arrestare. Secondo la donna, il bambino si stava comportando in modo scomposto e per questo lo aveva sgridato, ma il bambino, invece di calmarsi, aveva risposto colpendola con un pugno. Così la maestra decise di chiamare la polizia e, come si vede nel video, i due agenti, una volta arrivati sul posto, senza fare troppi complimenti, ammanettano il bambino e lo portano via. Quando le immagini dell'arresto furono rese pubbliche, la condotta degli agenti suscitò molte polemiche, ma non furono presi provvedimenti perché, secondo la legge, avevano agito correttamente. Questo video mostra l'arresto di una bambina di soli 9 anni da parte di alcuni agenti di polizia di Rochester, una cittadina dello stato di New York già famosa per altre azioni di violenza delle sue forze dell'ordine. I fatti risalgono al 29 gennaio del 2021 e le immagini sono state registrate dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti. La pattuglia si era recata sul posto a seguito di una semplice chiamata per litigi familiari e la scena che si trovano di fronte è quella di una bambina che, dopo una discussione con sua madre,
in preda ad una crisi, era scappata in strada urlando di voler andare dal suo papà. Una volta raggiunta la bambina, gli agenti tentano inizialmente di calmarla, ma non riuscendoci, decidono di ammanettarla e portarla via. Arrivati alla volante, però, la bambina inizia a fare resistenza, finendo per dare un calcio ad uno dei poliziotti. È a questo punto che gli agenti decidono di utilizzare lo spray al peperoncino. Portata di forza in ospedale dalla polizia per un trattamento sanitario, la bambina sarà rilasciata poco dopo su ordine di un giudice e tutti i poliziotti coinvolti verranno sospesi per alcuni giorni.